Penso che le primarie dell'EPD, il congresso dell'EPD, non può essere né un derby né una classifica come il campionato di calcio. Non è una partita tra persone, è un confronto tra idee. Io almeno vorrei questo. Lo ha detto Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria dell'EPD a Lamezia Terme, dove ha incontrato dirigenti e militanti del centro-sinistra. E allora, se di questo si tratta, l'importante è spiegare che facciamo un congresso diviso in due fasi nettamente distinte. La prima fase, quella dove si confronteranno quattro candidature, quattro piattaforme, quattro idee del PD e del Paese, è la fase in cui voteranno gli iscritti al Partito Democratico. Ci si può iscrivere fino al 31 di gennaio o rinnovare l'iscrizione fino a quella data e nei circoli si discuterà e si voterà su queste quattro proposte. Oggi sono qui a Lamezia, ieri ero in Sicilia, ho scelto di partire dal sud, dal mezzogiorno, perché sono convinto che tenere assieme questo paese sia la prova più impegnativa che abbiamo oggi davanti. Io mi appello agli iscritti al PD, alle iscritte al Partito Democratico, a quanti sono interessati a farlo nelle prossime settimane, perché lo facciano e ci aiutino a dare un futuro a questo partito, perché abbiamo subito la sconfitta che ricordavo, abbiamo compiuto degli errori, ne siamo, almeno io ne sono consapevole, ma sono anche convinto che se nel futuro, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in questo paese non ci fosse una grande forza come la nostra, questo paese sarebbe più debole e soprattutto la destra si ritroverebbe più forte. Questo non può essere il nostro scenario. Sembra che lei abbia detto che il PD debba scendere dal piedistallo, ma anche lei ha avuto quella posizione. Ma per la verità l'ho detto e sono convinto che sia così. Bisogna che ci mettiamo d'accordo su che cosa significa il piedistallo. Io sono un dirigente di questo partito, lo sono stato negli ultimi decenni quasi, però l'ho fatto sempre, credo, con uno spirito di lealtà verso la mia comunità e verso il mio partito, rimanendo in questo partito anche quando rimanere non era facilissimo per chi come me sosteneva posizioni di minoranza. Dopodiché penso che la politica sia servizio ma sia anche passione, e quando dicevo bisogna scendere dal piedistallo intendevo dire che non si può essere solamente sempre e comunque una forza di governo. L'ultima volta che abbiamo vinto le elezioni in questo paese è stato nel 2006, sono passati 16 anni, ma per oltre 10 anni di questi 16 siamo stati comunque al governo. Ecco, io vorrei un partito che comprendesse fino in fondo che il consenso lo costruisce anche sulla base delle coerenze, degli esempi, e che torneremo al governo quando vinceremo le elezioni. Noi sono in piedi.